L'Aquila torna da Termoli con un punto, così come accadde nella passata stagione quando la truppa rossoblù fu rallentata definitivamente verso la corsa alla Serie C. Quella di oggi è stata solo la seconda di andata ed il peso specifico è naturalmente diverso. Una gara che stava per complicarsi dopo aver tenuto per lunghi tratti il pallino del gioco e dopo aver subito l'affondo quasi decisivo di Barone che dal dischetto al settimo ha cambiato la fisionomia della partita. Sul traversone dalla destra è stata Galeotta la mano di Di Santo che ha spinto il direttore di gara ad indicare il dischetto con Barone che di certo non si è lasciato pregare in fase di realizzazione. La conclusione di Belloni dopo una bella trama ha sfiorato il palo alla sinistra di un Palombo sempre attento per tutta la gara. Pareggio che poteva arrivare con Keita, ma il 14 rossoblù indeciso sull'assist per Banegas o la conclusione sceglie la seconda opzione alla fine imprecisa. Se lì davanti le polveri risultano bagnate, ecco che Gueli ci prova dalla distanza. Poco prima della mezz'ora il 2 guadagna metri, ma il suo mancino sorvola la traversa con un Palombo sicuramente più preoccupato del solito. Pareggio che l'Aquila trova 5 minuti più tardi, ma la conclusione di Belloni a gioco fermo per posizione irregolare azzera completamente l'esultanza dell'attaccante. L'ultima scena del primo atto se la prende Del Pinto, ma il colpo di testa in equilibrio precario fa il solletico al numero 1 termolese. Nella ripresa Pagliari cambia immediatamente, fuori Mantini e Di Santo, dentro Misuraga e un zuccherato alla fine disattento. Attorno al minuto 22 Keita si ritrova sulla testa la chance del pari, ma a porta completamente sguarnita indirizza sopra la traversa disperandosi. L'occasionissima per l'Aquila, di proporzioni importanti, arriva ancora da corner, ma Alessandretti in due tempi non riesce a superare il muro difensivo di un Termoli che con il solito Palombo si tiene il preziosissimo vantaggio. Rossoblù che si spingono in avanti e difesa costretta agli straordinari al cospetto dei palloni lanciati a un Barone che dal primo minuto ha fatto reparto in solitaria. Il 9 giallorosso stavolta beffa con astuzia Alessandretti e per il 13 aquilano è tempo di doccia anticipata. L'Aquila che barcolla maggiormente a 2 minuti dal termine quando Colarelli non chiude una partita che si ricorderà per molto tempo, soprattutto per ciò che accadrà da qui alla fine. Russo, classe 2007, ci prova addirittura di testa, ma Palombo blocca accartocciandosi. All'ultimo respiro, al tramonto del 90esimo, Banegas si prende pallone e responsabilità con uno slalom, poi lo scarico per Misuraga in area, il tocco sulla caviglia è netto e sempre dallo stesso dischetto del primo tempo, Banegas si prende stavolta oneri ed onori. Il mancino è perfetto per precisione e velocità, andando a sancire il definitivo 1-1 e permettendo all'Aquila di uscire indenne dal Cannarsa, ancora una volta.